Kevin, intanto benvenuto ad Empoli, arrivi da una stagione molto positiva alla Carrarese, un salto sicuramente di qualità. Come ti approcci a questa stagione, a questa maglia, a questa categoria? Sì, a questa maglia mi approccio con la testa, partendo che devo approcciarmi sicuramente con la testa giusta, quindi venendo da una categoria più bassa, secondo me devo sempre dare qualcosa in più per cercare di mettermi a livello degli altri. E con la Carrarese è stata una stagione positiva che... E grazie a lei che ora sono qui e quindi sono molto contento di essere qui oggi. Senti, a Carrara eri insieme a tanti ex azzurri, Maccarone, Tavano, il mister Baldini. Immagino che qualcosa insomma ti abbiano detto, qualcuno qualcosa ti abbia consigliato anche. Sì, sì, io infatti ho chiesto anche vari consigli e loro mi hanno sempre parlato bene di questa società appunto in cui sono stati anche loro. E infatti anche loro sono contenti per me. Kevin, quali sono le tue caratteristiche? Le mie caratteristiche sono buttarmi negli spazi, inserimento, dietro le spalle dei difensori. Sei stato voluto dall'Empoli, abbiamo chiacchierato per diverso tempo di te, immagino che anche questa sia fonte insomma, di soddisfazione quando una squadra come l'Empoli, che è un po' definita per la Serie B, parole del presidente, insomma la Juventus della Serie B, immagino che anche questo ti abbia inorgoglito, ti abbia fatto piacere, magari ti carichi anche di qualche responsabilità in più. Beh certo, sicuramente fa piacere quando una squadra così importante ti vuole e ti cerca. Infatti io sono strafelice di essere qua e darò tutto per questa maglia perché se lo merita. Primo impatto con la squadra, qual è stato con l'allenatore? Insomma tutto nuovo, tutto che è destinato a cambiare, tu come hai approcciato? A primo impatto mi sembra, anche il gruppo mi sembra un grande gruppo e il mister anche, so che è un bravo allenatore, quindi... Mi sono trovato subito bene oggi, il primo allenamento, vedremo come andrà. Una grande occasione per te che potrebbe costituire il vero salto di qualità. Sì, lo spero tanto. Infatti sono qui oggi per cercare di fare questo salto che è un sogno da quando ero bambino, quindi siamo qua e ci proviamo. Ritorno sulle tue caratteristiche, perché chi ti ha visto giocare un po' di più sostiene che non è facile collocarti in un 4-3-1-2, visto che qua faremo il 4-3-1-2. Tu dove ti vedi in questo ruolo, in questo schema, perdonami? Io in questo schema mi vedo dietro le due punte o anche potrei anche giocare appunto una delle due punte, fare una delle due punte. Mi trovo in qualsiasi ruolo, quindi non è un problema. Sogni e ambizioni per la stagione? Sogni e ambizioni, la Serie A... Però puntiamo sempre a dare il massimo, io personalmente punto sempre a dare il massimo e quindi questo è. Come ti immagini l'approccio col campionato di Serie B, col calcio giocato? Sicuramente è un campionato che io non ho mai fatto, quindi è diverso da quello che ho sempre fatto e sarà sicuramente dura, infatti mi devo impegnare sempre di più.